Allora ragazzi, io approfitto nuovamente per darvi il benvenuto, per darvi il buongiorno e inizierei con la nostra presentazione. Abbiamo chiamato Crociere a un mondo ancora tutto da scoprire in maniera un po' provocatoria, adesso cercheremo di fare un po' un ragionamento più ampio. Oggi Alba Travel vi presenta le crociere e questo credo sia ancora una volta la conferma definitiva del fatto che Alba Travel sia uscita dal perimetro della Banca Aletti e che si muova sempre più su driver da tour operator. Devo dire che più che altro sono i prodotti da tour operator che entrano in Alba Travel, quindi è una sorta di conseguenza questa qua. Cercheremo di fare una presentazione abbastanza dinamica, come un po' nel nostro stile. E quindi direi di partire con un overview, una carrellata su tutto quello che è un po' il discorso del mondo Alba Travel, anche perché tutti gli agenti collegati sono abituati ad interfacciarsi con gli uffici Alba Travel di competenza, che sappiamo sono 7 sul territorio nazionale. Il mio ruolo mi impone, come dire, un po' una scelta istituzionale, visto che ho un osservatorio più privilegiato. Vorrei un po' ricordare, ma non è una espressione di forza, quello che è un po' il mondo Alba Travel in generale e questo gruppo sempre in movimento. Quindi io partirei un pochettino con la nostra carrellata. Beh, che Alba Travel sia la piattaforma web leader in Italia sulla distribuzione, diciamo, del prodotto turistico in generale, quindi rappresentato ovviamente dal core business hotel, è un dato di fatto. L'integrazione continua del prodotto e dei servizi accessori è certamente un elemento distintivo che oggi ha probabilmente anche fatto sì che Alba Travel abbia potuto fare questo tipo di percorso. Mi piace sempre ricordare a tutti quanti che quando prima nel 1998 con un prodotto brochure e poi successivamente con il lancio della piattaforma albatravel.com, nel 2000 Alba Travel è il primo player, il primo, diciamo, la prima realtà italiana a distribuire esclusivamente online. La prima azienda a fare l'integrazione XML, quindi dell'XML come dire, nel suo DNA. La prima a proporre un modello dinamico e flessibile, con prezzi netti, nessuna quota di iscrizione. Immaginatevi nel 2000, stiamo parlando di 16 anni fa, era un modello rivoluzionario, era un modello che nessuno aveva mai visto, era il modello in cui soltanto i tour operator decidevano quanto le agenzie di viaggio dovevano guadagnare, quindi i primi anni è stato veramente un successo incredibile. Tra l'altro, anche ai tempi, ancora prima di lanciare albatravel.com, già Albatravel dava conferme in tempo reale. Io non c'ero, non sono così privilegiato, però posso testimoniare sicuramente un percorso che è dato anche da quello. Vorrei ricordare anche a tutti che Albatravel è una realtà italiana al 100% e che opera con successo anche su altri mercati. E questo devo dire che oggi, se guardiamo il panorama turistico nazionale, non ne trovo tanti di player che abbiano queste caratteristiche. Vediamo un po' di numeri, così tanto per darvi un'idea di quello che succede tutti i giorni. Da poco abbiamo chiuso il 2015, un anno buono, purtroppo funestato, sappiamo benissimo, dagli eventi di Parigi di novembre che ci hanno un po', come dire, non permesso di mettere ciliegine sulla torta, perché era stato un anno molto brillante. Però vorrei ricordare che Alba Travel ha un movimento d'affari, parlo ovviamente come gruppo, di circa 300 milioni di fatturato, sviluppiamo 1.700.000 passeggeri, quasi 800.000 prenotazioni online annuali. Ora, non solo con il mercato italiano, che vedete sono collegate all'Albatravel circa 26.000 agenzie di viaggio in tutto il mondo, dei quali posso dire circa 9.000 in Italia, quindi il resto sono sugli altri mercati. Per darvi l'idea anche di quello che è un po' quello che succede all'interno del nostro gruppo, ho voluto, come dire, fotografare una giornata normale in Albatravel, per darvi veramente anche la capacità di questi numeri che ancora a me impressionano. Parliamo di circa 130.000 accessi unici giornalieri, di oltre 90 milioni di query. Le query XML sono le interrogazioni, cioè ogni volta che un utente fa una richiesta per qualcosa. Quindi parliamo di 90 milioni al giorno. Poi vi farò vedere la componente tecnologica di Alba Travel e quanto è importante. 530.000 pagine web visitate, una media in ogni minuto di circa 3.300 agenzie di viaggi, con punte di 6-7.000 agenzie in alta stagione. 4.600 prenotazioni al giorno, quindi certamente dei numeri incredibili. Il gruppo Alba Travel è un gruppo che è strutturato con circa 13 uffici operativi, 8 in Italia,
e il rimanente all'estero, e oltre 300 collaboratori, quindi insomma sicuramente una realtà molto interessante. Mi piace sempre ricordare che il mondo dell'online non è un mondo nazionale, ma è un mercato globale, e quindi questo da noi ci dà l'esperienza, come dire, di misurarci, di raffrontarci con altre dinamiche di mercati, mercati più evoluti, alcuni altri meno. Sostanzialmente il 70% del fatturato Albatravel lo sviluppiamo in Italia e il 30% sul mercato estero. Vedete, questa è una schermata di Google Analytics, quindi non è una schermata taroccata, dove vengono mostrati in celeste i paesi da dove si accede ad Albatravel. Quindi ovviamente l'Italia vedete che è certamente la più scura possibile, però come vedete qui è anche un po' la spiegazione del nostro claim Selling the World to the World. Parliamo della componente tecnologica, che è una componente fondamentale in Alba Travel, e probabilmente anche il nostro percorso è dovuto dal fatto che a questo siamo arrivati grazie al fatto appunto che 16 anni fa abbiamo iniziato un percorso che oggi ci consente di avere uno sviluppo sostenuto in house. Noi abbiamo all'interno del gruppo la NetStorming, che è la nostra società IT di proprietà, 50 persone tra ingegneri, analisti, data entry e sviluppatori che gestiscono e sovrintendono le attività di tutte le aziende del gruppo. In termini di hardware, mi piace citarlo, 190 server suddivisi in 3 server farm, oltre 71 integrazioni XML, per quanto riguarda VHL, che è il nostro wholesaler, 30 channel manager integrati, il tutto veicolato in uscita con delle interfacce web B2B e B2C. Quindi è evidente che se web e la tecnologia e l'innovazione sono sempre stati proprio le basi della nostra crescita, oggi sono quelle che rimarranno un po' le basi del nostro futuro sviluppo. VHL è la leading company di Alba Travel. È il nostro wholesaler. Che cosa significa? Che di quelle 71 integrazioni XML, una di queste è VHL. VHL è il nostro prodotto diretto, rappresenta circa il 30% del nostro fatturato, ma in realtà VHL è un player internazionale che gioca la sua partita su altri 15 mercati e quindi ovviamente fa anche un po', come dire, quello che è stato successo in Alba Travel è stato possibile creare proprio una sorta di filiera distributiva virtuosa interna, cioè aziende che fanno cross selling che si alimentano a vicenda. Arrivo alla parte del prodotto, ovviamente parlo di tante cose che c'è quando dicevo appunto prodotti ancillari, il nostro core business rimane diciamo, la soluzione tra hotel, appartamenti e B&B. Le tre novità dell'anno sono i pacchetti dinamici, Disneyland Paris e crociere, di cui oggi andremo a parlare. Ora vorrei ricordare che Alba Travel distribuisce treni a oltre 1500 agenzie, voli ad oltre 1100 agenzie e poi tour e mini tour, noleggio, frecciando, trasferimenti, tutta una serie di servizi che riescono a completare e a far anche riuscire a distinguersi, su questo per noi è molto importante, da quella che è l'offerta disintermediata. Bene, ai punti di forza, ovviamente non l'ho scritto, ma la base di tutto c'è la flessibilità, la tecnologia e la capacità di potersi modellare, potersi modulare in base a tutto quello che il mercato ci insegna. Credo che se, come dire, ci ricordiamo la distribuzione, la catena distributiva fino al 2000 era estremamente semplice. Se oggi pensiamo a chi arriva a livello sul consumo terminale, finale, vediamo che la faccenda si è complicata enormemente. Alba Travel, noi abbiamo voluto riassumere i nostri punti di forza con ovviamente un'attività molto professionale, con rapporti umani speciali. Noi facciamo veramente il presidio del territorio, voglio ricordare 35 sales sul territorio italiano. Ovviamente un'azienda molto strutturata che ha trasformato il fatto di essere molto strutturata, che sarebbe un punto di debolezza, perché evidentemente un'azienda strutturata ha necessità, come dire, di essere alimentata, però in termini di problem solving e customer care. Abbiamo capacità di esprimere prodotto diretto e questo significa personalizzazione. Le 71 integrazioni XML significa che al di là dei grossi global provider, che sono probabilmente non più di una quindicina, nel corso del tempo abbiamo sviluppato una serie di DMC, di fornitori specialistici su alcune destinazioni che ci consentono di avere un'offerta in termini di capacità estremamente enorme, cioè probabilmente nessuno è in grado di esprimere questo tipo di capillarità, anche perché sappiamo bene che durante l'anno c'è un momento in cui si vince
Se hai lo spazio, e quindi è molto importante avere tanta capacità. Ovviamente, parliamo di quantità e anche qualità dei servizi accessori. Il fatto che potremmo fare una distribuzione soltanto web, ma abbiamo voluto affiancare un modello tradizionale, e tutta la parte IT, quindi la parte Information Technology, che significa anche ovviamente flessibilità. Parliamo di quelle che sono le novità principali dell'anno, che le abbiamo riassunte in questa slide con il lancio della nostra sezione dinamica, una sezione che sta crescendo sempre di più, una sezione in continuo sviluppo. Solo la scorsa settimana abbiamo messo live le assicurazioni medico bagaglio che sono incluse nel prezzo, credo una decina di giorni di test per uscire con delle assicurazioni annullamento negoziate a prezzi eccezionali, che sarà possibile ovviamente in maniera facoltativa con dei prezzi molto interessanti. La sezione dinamica di Alba Travel è una risposta al mondo che cambia. È una risposta per le agenzie di viaggio, perché Alba Travel ha sempre voluto anche rappresentare un'opportunità per le agenzie di viaggio. Sappiamo bene che oggi c'è tanto prodotto disintermediato. Il prodotto dinamico in realtà è uno stile Alba Travel, perché noi proponiamo due scelte: c'è la possibilità di combinare tutta l'inventory Alba Travel con tutte le compagnie aeree a partire dalle low cost, anche perché lo sviluppo del dinamico ha fatto sì di portare in dote lo sviluppo delle nuove Universal API dei GDS, quindi diciamo una versione evoluta di integrazione XML. Questo perché? Perché sappiamo bene che oggi il cliente entra in agenzia, entra con una proposta, molto spesso l'ha vista su dei player che sono B2C, e quindi noi abbiamo voluto tirar fuori un prodotto estremamente aggressivo, veloce, diverso. Si prende un'opzione la mattina, l'opzione è un'opzione giornaliera, e c'è la possibilità di uscire, quindi di dare un prezzo immediatamente al cliente, quindi di operare sulla stessa interfaccia. Voglio dire che il posizionamento, l'uscita commerciale del prodotto dinamico è un'uscita abbastanza aggressiva. Proponiamo un 12% di commissione sull'intero pacchetto, ad eccezione delle tasse aeroportuali, senza nessuna quota di iscrizione, e questo sappiamo che va a aumentare ancora più la competitività, perché noi non le chiediamo, ma voi le potete chiedere. Disneyland Paris, altro prodotto estremamente tour operating, addirittura qui abbiamo fatto uno sforzo enorme, è stato sostanzialmente la traduzione di un prodotto brochure in online. Io dico sempre che abbiamo, per darvi un'idea, a livello di data entry abbiamo caricato circa 6.000 contratti, per far sì che il sistema possa sempre offrire qualsiasi combinazione possibile. Perché sappiamo bene che Disneyland Paris è un prodotto legato anche al periodo, perché se mio figlio compie gli anni il 13 aprile, io sarò interessato alla settimana del 13 aprile, quindi avere un sistema che comunque mi propone tutte le opzioni. Voglio ricordare tariffe nette, incomprensive di city tax, nessuna quota di iscrizione è anche qui, e addirittura qua mi voglio anche un po' gonfiare il petto, perché siamo riusciti a introdurre flessibilità anche in un prodotto che probabilmente non lo era affatto. Sappiamo bene che in questo momento Disneyland Paris stessa è uscita fuori con una campagna che ha fatto sì di accorciare di moltissimo i termini di cancellazione senza nessuna penale. Ma qui oggi parliamo di crociere. Allora vorrei spiegare un pochettino l'operazione delle crociere di Alba Travel. Probabilmente, a differenza di tutte le altre che abbiamo visto, tanti prodotti accessori, qui la joint venture, lo dico in maniera molto semplice, è stata un'operazione estremamente facile. Nel senso che si sono create le condizioni per mettere insieme due eccellenze. Da una parte Alba Travel, che fa molto bene la distribuzione. Noi lavoriamo con il 93% del mercato, sostanzialmente lavoriamo con tutto il mercato. Siamo il benchmark di chiunque voglia fare distribuzione di hotel. Sappiamo bene che siamo l'operatore da battere, da copiare, da superare, insomma, quindi certamente siamo circondati da competitor che diventano sempre più aggressivi. Facciamo bene anche la comunicazione, perché evidentemente tutti quegli accessi giornalieri che abbiamo visto all'inizio ci consentono di poter comunicare con voi direttamente, quindi attraverso la nostra home page, attraverso delle landing page dedicate che sviluppiamo. Io ricordo sempre che è molto importante guardare la home page di Alba Travel, perché noi abbiamo fatto un patto con il mercato. Quando usciamo con qualcosa, quindi quando mettiamo qualcosa in vetrina, lo facciamo perché siamo sicuri del prezzo. Tutte le campagne che vengono fuori in home page sono state verificate con un'attività di benchmark che normalmente prende in esame circa 3 B2B e anche un B2C. Quindi facciamo una selezione per voi dei prezzi, per mettervi a disposizione dei prezzi che in realtà
già veramente spaccano. Ovviamente ci andiamo a misurare con competitor che hanno un minimo di share sul mercato, perché poi sappiamo bene che ci sono delle realtà, è facile, no? Oggi la tecnologia è diventata più accessibile, probabilmente oggi prendendo un ragazzo che mi fa l'XML, mettendo dentro due o tre fornitori, beh, magari il 3-4%, riesco a uscire con un prezzo estremamente aggressivo, però qua io in maniera provocatoria direi, visto che tanti agenti di viaggio che mi stanno sentendo, è un po' come se di fronte a voi vi aprisse un'agenzia di viaggio e iniziasse a lavorare col 4-5% di margine, sfido chiunque a seguirlo, sappiamo bene e purtroppo ne abbiamo anche degli esempi, che non si va molto lontani perché poi bisogna fare delle politiche distributive che hanno comunque un senso della marginalità, perché sennò è finita. E dall'altra parte, quindi per ritornare al discorso dell'operazione della joint venture con Top Cruise e quindi con CrocierePro.it, un operatore storico che si è sviluppato, che è nato sull'esperienza del cruise specialist e che ha sviluppato un cruise specialist, scusate, un cruise dynamic packaging assolutamente performante. Lo dico senza nessun problema, è il sistema più amato, più evoluto, più affidabile che c'è in questo momento sul mercato. E non credo di esagerare se non dico neanche soltanto il mercato italiano, poi Federico ci farà vedere qualcosa. Anche perché l'intervento di Federico è tutto incentrato proprio sull'attività anche operativa e quindi ovviamente vi farà vedere esattamente come si opera. Devo dire che questo è un sistema molto apprezzato dal mercato, perché è un sistema XML che contiene tutte le informazioni che è necessario avere e devo dire che insomma mappe, fotografie, cabine, descrizioni, è veramente, lo vedremo tra un attimo. Devo dire che anche è venuta naturale questa operazione joint venture perché per una serie di opportunità circa i 2/3 della nostra squadra vendite aveva un'esperienza cruise e quindi in realtà la gran parte dei colleghi che vi vengono a trovare in agenzia avevano rappresentato o stavano rappresentando direttamente Top Cruise o qualche anche competitor di Top Cruise, quindi voleva dire che avevamo un po' tutta la squadra vendite pronta ad essere formata sull'operazione crociere. Ovviamente, l'operazione, e qui è un po' la differenza con tutti gli altri servizi accessori, è un'operazione da specialista. Perché? Perché in seno alla joint venture sono stati assorbiti all'interno di VHL, che è in realtà l'azienda che distribuisce il prodotto cruise per il gruppo Alba Travel, tutta la parte operativa con un booking dedicato che è a Genova, dove poteva essere il booking dedicato delle crociere. Quindi abbiamo personale specializzato, numeri dedicati che poi andremo a vedere, che ovviamente sono a disposizione per rispondervi a qualsiasi domanda. Oh, qui io proprio 2 minuti di filosofia la vorrei fare, evidentemente non essendo una persona che si è sviluppato con l'esperienza del cruise. Anzi, probabilmente ho sempre visto un po' il mondo delle crociere, così un po' da lontano, perché insomma, grandi player, ovviamente grandi numeri. Sappiamo anche tutti, che il 90% del mercato cruise, e parlo ovviamente di quello che è il cruise, nel mondo marittimo, quindi insomma parliamo di mare, è rappresentato dai due grossi player nazionali che, non vengono rappresentati, almeno per il mercato italiano, sulla sezione di Alba Travel, proprio perché hanno una loro, capacità distributiva. Però devo dire che negli ultimi 7-8 mesi ho sviluppato un'idea che, tra l'altro, spesso mi sono anche un po' confrontato con gli agenti di viaggio. Io sono convinto, e non solo io, che oggi il mercato delle crociere è un mercato maturo. È un mercato che è probabilmente più pronto ad accogliere e ad essere incuriosito da dei prodotti di livello più alto, che io definirei premium brands. Penso, uno per tutti, al Freestyle di Norwegian. Noi siamo agenti preferenziali di Norwegian, cioè una concezione di fare crociera totalmente diversa da quello che è sempre stato nel mio immaginario. Grandi navi, piccoli spazi, ristoranti piccoli, una scelta incredibile, nessun programma. Possibilità di organizzarsi le giornate dalla mattina alla sera senza doversi, come dire, avere un programma serrato. La dico anche male, se possibile. Se sono un cliente di suite, adesso a parte alcune situazioni, però sono spesso anche navi che sono strutturate con grossi ristoranti, quindi va a fare la fila in un ristorante di 1.000 persone. Ecco, qui parliamo di qualcosa di totalmente diverso. Allora, sono convinto che oggi alcuni di questi passeggeri sono pronti.
per accettare e per valutare eventualmente avere una proposta di un prodotto diverso, di un prodotto completamente fuori dagli schemi, di livello altissimo e tra l'altro con assolutamente delle possibilità di prezzi accessibilissimi. Tra l'altro io non credo che questo tipo di marchi siano adatti soltanto a chi ha sempre fatto cruise. Io ci vedo molto anche un cliente da tour operator, cioè quando penso a Norwegian, quando penso a Royal Caribbean, quando penso ad Arosa, adesso poi parleremo anche un attimo del fluviale, che secondo me è un prodotto che ha una potenzialità enorme che non riusciamo a raccontare, quindi probabilmente anche di quello dovremmo parlare di più, dovremmo fare più formazione. Credo che clienti che sono abituati magari a fare viaggi da tour operator oggi possano, come dire, accedere a un mondo di crociere totalmente diverso. Insomma, Norwegian, spettacoli di Broadway fatta come dire, dalle compagnie che sono a Broadway. Quindi tu mangi con questi artisti qua. Cioè, parliamo veramente di qualcosa di diverso. Prima di passare la palla a Federico, che ovviamente sulle crociere è insomma, non c'è dubbio, guru, non vorrei ricordare insomma, che ha un cognome abbastanza rappresentativo, e vorrei parlare un po' del posizionamento commerciale, perché so che poi a un certo punto ci si aspetta di parlare anche di questo. Allora, voi avrete notato che ovviamente qui stiamo parlando di vendite che non, magari fossero vendite di tutti voi di tutti i giorni, speriamo di poterci arrivare. Noi abbiamo deciso da una parte una strategia di distribuzione molto aggressiva in generale, e probabilmente ve ne siete accorti perché stiamo pubblicando costantemente sulla homepage di Albatrave una serie di promozioni molto aggressive che stiamo tirando fuori proprio a nastro, una appresso all'altra. Proprio per citare soltanto le ultime, fine marzo 15% con Royal Caribbean, nei primi giorni di aprile fino al 10, è scaduta ieri, quindi sostanzialmente sabato, un 15% su Norwegian, e vi posso anticipare che usciremo oggi o al più tardi domani mattina con un'altra operazione abbastanza aggressiva in cui vi daremo il 15% di commissione su tutti quelli che sono i combinati. Quindi la possibilità, adesso poi Federico ci farà vedere in che modo. Di base, proprio perché per chi deve fare delle vendite occasionali o comunque sono vendite non tutti i giorni, questo significa che cosa? Che invece chiunque voglia fare un ragionamento diverso con noi non ha che da chiederci e di parlarci, perché evidentemente saremo pronti a raccogliere qualsiasi opportunità, quindi ci sono i nostri commerciali, vi vengono a trovare, ci sono i nostri uffici. Chiunque voglia ovviamente accedere a qualcosa di più perché ha un'idea diversa di fare di questo utilizzo, siamo ovviamente a disposizione. Normalmente di base sul cruise only usciamo con un 10% e sui combinati con un 11%. Questo ovviamente al netto delle promozioni che ho appena citato, che saranno comunque continue durante tutto l'anno, proprio per andarvi a stimolare. Io direi che almeno in questa prima fase non volevo fare troppe parole proprio perché vorrei fare una presentazione molto operativa, quindi farvi vedere e farvi toccare con mano un po' questo che è il nostro Cruise Dynamic Packaging. Quindi sulla schermata, beh, insomma, è assolutamente facile cliccando in prenotazione online, tra la scelta del menu c'è una sezione crociere. Cliccando su quella sezione crociere si apre una pagina dedicata dove troverete questa home page. E un po' io su questa home page vorrei passare la palla a Federico che da Genova ci racconta un po' il progetto del Cruise Dynamic Packaging e ci racconta anche un pochettino come si opera su questa sezione. Grazie. Eccoci qua, grazie Fabio. Ora arrivare dopo Fabio è abbastanza difficile, vista la dialettica e tutta la cosa importante che mi preme sottolineare subito è, come ha detto Fabio, la facilità di aver chiuso questo matrimonio tra Top Cruise e Alba Travel, proprio perché abbiamo trovato una totale complementarietà tra le nostre aziende. Dopo anni di collaborazioni, amicizia, come diceva Fabio, gran parte della forza vendita collaborava, collaborato con Top Cruise e oltre ad essere chiaramente amici da tantissimi anni. La possibilità di poter veicolare all'interno del mercato agenziale il nostro Cruise Dynamic Packaging, che è il risultato, diciamo risultato, è un risultato comunque in
in continua evoluzione, perché un sistema di prenotazione, un sistema di impacchettamento necessita di ore e ore e di tantissime persone che tutti i giorni migliorano e fanno passi avanti per offrire uno strumento sempre più all'avanguardia. Diciamo che è stato appunto poterlo veicolare attraverso il canale Alba Travel, è stato un punto di arrivo e di partenza estremamente importante. Come si diceva prima, è chiaro, in un mercato corsieristico italiano unico al mondo, dove il 90% dei clienti scelgono tra la Coca-Cola e la Pepsi, come io amo chiamare la Costa e l'MSC, specializzazione nell'altra fetta di mercato, in quel 10%, è stato la nostra missione ormai da quasi 20 anni. E come giustamente sottolineava Fabio prima, il potenziale ospite, il potenziale cliente vostro non è solo il crocierista o il fast cruiser o il repeater, come si ama dire, ma è colui che ha voglia di andare a fare una settimana ai Caraibi, di andare a scoprire il Sud America in un modo diverso, in un modo più comodo, senza poi parlare chiaramente della scoperta dell'Europa, delle capitali europee attraverso le crociere fluviali. Ogni persona che viene in agenzia da voi, ogni collega che viene in agenzia da voi a raccontarvi delle proprie crociere, vi racconta che la sua nave è più grande, la sua nave è più bella, sulla sua nave si mangia meglio. Ecco, l'obiettivo di Crociere Pro non è raccontare, è anche raccontare non tanto che questa nave o questo prodotto è più bello di un altro. La mia filosofia è che ogni nave, ogni crociera ha il suo ospite, oppure ogni cliente ha il suo tipo di crociera. Basta pensare a una famiglia che può andare su una nave Disney o a una coppia di amici che vanno a divertirsi su una nave Norwegian o a una coppia della terza età che magari va a fare una crociera con Oceania in giro per il mondo. Ecco, tutto questo oggi è suddiviso in tantissimi marchi, tantissime compagnie che voi giustamente, quotidianamente, non potete avere sotto controllo e non potete monitorare itinerari, navi. Vari di nuove navi, ne sono state varate nelle ultime 2 settimane una cosa come 4 navi solo in Italia. Ci sarà noi siamo stati con tutto il team Alba Travel al varo della Norwegian Escape, una delle navi più belle in assoluto al mondo. Ci sarà l'inaugurazione a giugno della Harmony of the Sea di Royal Caribbean. Quindi questa continua evoluzione del mondo crocieristico l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo fatta nostra, abbiamo cercato di renderla accessibile in modo facile, in modo tecnologico, al mercato agenziale italiano ed internazionale. Ora, essendo chiaramente in Italia, parliamo della versione italiana, e quale miglior veicolo, quale miglior partner, quale miglior metà della altra metà della mela se non Alba Travel per potervela presentare e far utilizzare sempre di più. L'idea che ogni giorno su circa 3.000-3.300 agenti che consultano e che utilizzano Alba Travel, più di 700 vengono sulla sezione crociere che potete vedere sul vostro schermo adesso per fare preventivi, opzionare, fare quotazioni di pacchetti o prenotare per i propri clienti una crociera. Tutto questo dopo soli 3 mesi di commercializzazione, diciamo di divulgazione congiunta, come si dice, è molto importante per noi. Allora, all'interno appunto della sezione crociere, chi troviamo? Troviamo tutto il mondo crocieristico, troviamo compagnie come la Zamara, Carnival, Celebrity, Celestial da Atene, Cross Europe nel caso specifico dei fiumi, Disney, Holland America, abbiamo anche l'MSC ai Caraibi, la Divina, Norwegian, Oceania, Princess, Pullman Tour, Regent, Royal Caribbean, Silversea e Star Clipper.
Ecco, tutto questo per voi e anche per noi, diciamo, è assolutamente difficile da tenere in costante controllo per poter offrire la giusta crociera ai vostri clienti. Allora, cosa ha fatto Crociere Pro? Crociere Pro è andato a interfacciare in un unico sistema tutte queste crociere, quindi il sistema tutti i giorni, più volte al giorno, parla con queste compagnie. E controlla gli itinerari, controlla le navi, controlla le cabine, controlla il pricing e dialoga costantemente centinaia di migliaia di volte per potervi offrire con un semplice clic una domanda, non so, a luglio nel Mediterraneo che cosa posso proporre al cliente che io ho in questo momento in agenzia davanti a me. Allora, a luglio nel Mediterraneo io posso offrire, parlavamo prima, ad esempio, della Royal Caribbean, andiamo a vedere, ad esempio, da Civitavecchia che cosa possiamo visualizzare. Ecco, volevamo fare una dimostrazione, una presentazione in PowerPoint. Io ho preferito fare una presentazione live per rendervi partecipi della facilità di utilizzo dello strumento, essendo una presentazione live con tutti i pro e tutti i contro, ogni tanto i sistemi iniziano a fumare. Non è il caso di adesso. Ad esempio, dicevamo Harmony of the Sea da Civitavecchia. Ecco, il sistema di Crociere Pro tutti i giorni, tutte le notti e ad altri orari ben dettagliati durante la giornata va a importare gli itinerari delle compagnie, le descrizioni delle navi e la disponibilità con i relativi prezzi delle macrocategorie. Macrocategorie, come voi sapete, le crociere iniziano da camere interne a esterne, esterne con balcone e suite. E chiaramente tutti sapete cosa c'è a Barcellona, ma lavorando noi con tutto il mondo, basta cliccare su ogni porto di scalo per avere una panoramica fotografica e descrittiva del porto di scalo. Questo, ad esempio, viene comodo per le crociere in Alaska, per le crociere in Sud America o in Estremo Oriente. In automatico vedo l'itinerario compilato su Google Map e decido di andare, non so, col cliente vuole una partenza a metà luglio su Harmony of the Sea da Civitavecchia. A questo punto io entro dentro la crociera che ho scelto all'interno di tutti i risultati che avevo a disposizione. E allora io entro dentro la nave. Entro dentro la nave vuol dire che non vedo solo cabine interne da, cabine esterne da. Vedo come è la compagnia secondo l'ultimo aggiornamento che mi ha inviato. Ad esempio vedo che le esterne Promenade non sono più disponibili, le interne categoria K non sono più disponibili, e le esterne di categoria H cosa sono? Esterne di categoria H sono cabine esterne con due letti singoli, convertibili, in letto matrimoniale, bagno privato, area soggiorno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io qui ho una panoramica totale della nave per il 14 di luglio. Oggi manderemo in crociera sempre il signor Test, che quando nelle varie compagnie stasera leggeranno che ha fatti preventivi. Chiederanno chi è questo grande viaggiatore, e quindi adesso io ho chiamato Royal Caribbean e ho detto: dimmi, per due persone, che cosa hai rispetto all'ultimo aggiornamento che mi hai mandato? Magari un'ora fa abbiamo chiamato Miami per avere l'ultimo aggiornamento. Adesso dice: oh, guarda, ho queste categorie disponibili. Ipotizziamo che vogliamo andare su un'esterna con balcone vista Central Park, la seleziono e vado a vedere se negli ultimi momenti, nell'ultima mezz'ora, c'è stata una variazione di prezzo. Il sistema quindi ha preso 7 notti Harmony of the Sea da Civitavecchia il 14 di luglio, lo vedete qua dove c'è il mouse, su Harmony of the Sea per 8 giorni 7 notti l'esterna con balcone che avevo richiesto. Mi permette, ma lo vedremo dopo, di fare un pacchetto, ma io voglio una sola crociera perché magari un'agenzia di Roma, un'agenzia di Napoli, e a questo punto io ottengo il preventivo per il signor Fabio Giangrande. Io sono Federico dell'agenzia Top Cruise. Il codice del preventivo, l'itinerario, la partenza del 14 di luglio che finisce il 21 di luglio. Vedete, Civitavecchia, Napoli, Barcellona e così andare.
categoria esterna con balcone, Central Park, due adulti, le tasse, il cruise no problem, che è la nostra assicurazione, medico bagaglio e annullamento per garantire ai vostri clienti. A questo punto io posso semplicemente salvare il preventivo, stampare il preventivo, inviarlo al cliente, oppure posso prendere semplicemente un'opzione online. Prendere un'opzione online, per il signor, dicevamo, Mario, testa estera, nel caso specifico, nato, e mettiamo la data di nascita, quando lo facciamo nascere, il signor, nell'80, il 9 aprile dell'80, in Italia, maschio, insieme a Maria, nata nel 65, vabbè, sì, ok, l'8 di aprile, ecco qua, preso visione dell'informativa, successivo, ecco. A questo punto il sistema va nel sistema della compagnia, ha preso la cabina numero, che vi arriverà poi la mail, abbiamo preso la cabina numero XYZ, fino a domani 12 di aprile alle ore 19. Vi arriva adesso una mail dove si dice che, cara agenzia Top Cruise, l'opzione per il signore test est è valida fino a domani sera alle 7. Domani mattina riceverete un reminder, voi potete andate semplicemente come siete abituati a fare per gli alberghi, come siete abituati a fare con tutti i prodotti turistici Alba Travel nella vostra, nella tendina qua in alto a destra, e andate a prendere l'opzione per confermarla. Oppure la si lascia, perché i clienti hanno deciso di posticipare la loro decisione, domani sera alle 7. Se la cabina non sarà confermata da parte vostra, vi arriverà una mail: grazie Federico Biaggi, l'opzione è scaduta, e via andare. Parlavamo di pacchetti. Ritorniamo un attimino alla parte dei pacchetti. Non so, andiamo a vedere, per esempio, sempre rimanendo nel Mediterraneo, perché ora non è che, diciamo che l'Italia è il paese al mondo con più navi che partono da porti domestici, quindi nel caso specifico italiani. Però magari ho un'agenzia di Palermo che vuole far fare ai clienti una crociera, vedete, da Venezia. Allora selezioniamo Venezia a bordo di Norwegian Jade, che è uno dei prodotti in assoluto più completi di tutto il panorama crocieristico in partenza nell'Adriatico per l'estate. L'itinerario, questa è una crociera di 9 giorni e 8 notti, vedete, ecco. Vi faccio un esempio: a molte volte le compagnie cambiano gli itinerari. Se stanotte la compagnia decide di non andare più a Santorini o di partire a mezzanotte, domani voi troverete l'itinerario aggiornato, la nave aggiornata, le disponibilità aggiornate. Quindi è l'unico sistema in linea con tutte le compagnie. Ora, lo vediamo poi su altre destinazioni che renderà meglio l'idea, ma sapere di non dover chiamare 10 interlocutori diversi per avere una fotografia, una panoramica delle crociere da poter offrire al vostro cliente mentre lui è davanti a voi, è uno strumento, secondo me, sarà che siamo appassionati di questo, l'abbiamo costruito, decisamente utile per il vostro lavoro, per la vostra quotidianità. Dicevamo, il 15 di luglio io voglio partire a bordo di Norwegian da Palermo. Siamo sempre il signor test. Ecco, magari io non so se adesso sono collegate agenzie e colleghi dalla Sicilia, però ecco, prendiamo una categoria esterna con, no, prendiamo anche io sono genovese, quindi ho questa propensione a prendere le categorie interne. Invece prendiamo una mini suite con balcone, ok? Ecco. Al momento sta funzionando il sistema, non diciamolo forte. Allora, l'agenzia, ecco, il nostro cliente però non è mai stato a Venezia. Allora, tutte le crociere che partono da Venezia, o quasi tutte, non permettono di visitare Venezia. Allora io voglio una combinazione: volo più hotel prima della crociera, e voglio fargli fare una, due, tre le notti che voglio prima della crociera per un'agenzia che
parte per un cliente che parte da Palermo, Punta Raisi per Venezia. A questo punto il sistema, il nostro Dynamic Packaging, ha trovato 6.000, ha trovato 6.200 possibili combinazioni aereo-albergo per la crociera da Venezia. Essendo, stando a Venezia, diciamo vogliamo andare all'Hilton Stucchi che è in posizione abbastanza comoda, quindi da 6.200 ne ho trovati 80. Vediamo il dettaglio del pacchetto. Vedete qua, ho io soltanto il 14 di luglio in automatico perché abbiamo scelto una crociera del 15 di luglio, mi fa volare dalle 7, andiamo a vedere il dettaglio direttamente. Ok, allora, scusate. Ecco qua, allora mi fa volare da Palermo a Roma a Z1774 delle 7, arriva alle 8.05, 10.10 Roma Fiumicino, Venezia, Hilton Stucchi, 5 stelle a Giudecca, albergo bellissimo con piscina e tutto eccetera eccetera, doppia pernottamento e prima colazione, dal 14 al 15, e dal 15 al 23 la crociera. Il 23 l'aereo da Venezia alle 6 da WCE, quindi 16:20, 17:25, ecco lì. È una combinazione che piace al mio cliente, il quale mi richiede anche i transfer o magari no. Successivo, ecco qua il preventivo per il nostro cliente a bordo di Norvia. Ecco, parlava prima Fabio, io intervallo la chiacchierata prendendo spunti anche da quello che si diceva prima. L'abbiamo lasciato apposta adesso in questo ambiente. Siamo costantemente in promozione. Fino a questa mattina si era in promozione super commissione Norwegian. Da oggi pomeriggio, da domani saremo in super commissione per tutti i combinati. Comunque, tutte queste informazioni vi escono in tempo reale, le trovate in home page Alba Travel e via andare. Torniamo ai nostri ospiti di Palermo con la crociera da Venezia, i quali appunto hanno scelto una crociera che partiva il 15 di luglio, ma volevano pernottare la notte prima. Quindi la data di partenza è il 14 di luglio in una mini suite con il volo Palermo-Roma, Roma-Venezia, pernottamento all'Hilton Stucchi di Giudecca, la crociera, il ritorno. I trasferimenti, come ho inserito prima, per due persone, le quote obbligatorie, l'assicurazione e via andare. Qui posso riprendere l'opzione come ho fatto prima, oppure semplicemente prendere preventivo, inviarlo via mail al cliente e quant'altro. È tutto molto semplice, sono pochi passi. È chiaro che in supporto a tutto questo, qui a sinistra vedete 010 099 6450 il booking crociere dedicato che è appositamente trainato, appositamente preparato per sapere tutto o quasi tutto quello che può esservi di aiuto. Dicevamo, come facciamo a parlare contemporaneamente con tutte queste compagnie di crociere? Ad esempio, succede che arrivino dei clienti in agenzia e vi dicono: noi vorremmo andare a fare una crociera in Alaska a luglio, che mi proponi? Ecco, io non faccio propriamente il vostro lavoro, però diciamo avere la panoramica in tempo reale di tutto ciò che è disponibile in Alaska a luglio mi risulta leggermente difficile e se anche ho la panoramica andare a instaurare un rapporto commerciale forte. Come forte è il vostro rapporto commerciale con Alba Travel, che è uno dei motivi che hanno reso facile il nostro matrimonio. Io semplicemente luglio Alaska cerca. Luglio Alaska cerca e mi si apre, se il sistema vuole, io tutte le volte che faccio clic su un qualunque sistema mio o di altri, dico, boh, speriamo. Dicevo, abbiamo trovato 48 crociere in Alaska per il mese di luglio. Ora, io non le conosco tutte 48, ma posso proporvele, posso documentarvi tutte 48 grazie a Crociere Pro ed Alba Travel. Nel caso specifico, andiamo a vedere, non so, da Seattle cosa parte a luglio e da Seattle a luglio partono varie compagnie, parte Carnival, Celebrity, Holland America,
diciamo, vogliamo prendere, non so, alla Westerdam, vediamo un po', da Seattle il 9 di luglio. Che itinerario Vede, fa? Dimmi. mentre tu fai questa selezione, stavo seguendo un pochettino la chat e vedo che molti, ho visto un paio di domande che ovviamente mi chiedono se c'è la possibilità di organizzare trasferimenti dal porto, quindi tutta una serie di servizi accessori. Ovviamente ho risposto di sì e certamente. E per quanto riguarda, poi non so se magari ci vogliamo arrivare dopo, però possibilità di approfondire le polizze e eventualmente anche il discorso della polizza facoltativa per l'annullamento per qualsiasi motivo, Sì. soltanto accennare dove lo facciamo questo. Allora, noi abbiamo due tipi di polizze e poi mi fermo e vi rimando allo 010 099 64 50 che vi daranno tutti i dettagli. Noi abbiamo una polizza annullamento, polizza medico bagaglio, polizza annullamento inclusa nel cruise no problem. Poi abbiamo, volendo, basta fleggare, una polizza integrativa per ogni motivo, che niente, viene automaticamente inserita se viene fleggata nel preventivo finale. I dettagli di massimali, franchigie e quant'altro, vi dichiaro che ne so più dei crociere in Alaska che di polizze assicurative. Sì, comunque ci sono dei link nelle mail che vengono generate in opzioni e poi ripeto, ci sono dei colleghi che sono totalmente dedicati a voi per avere delle domande un pochettino più operative. Abbiamo capito che sia io che Federico siamo delle pippe in questo Glielo diciamo discorso. Fabio, allora noi abbiamo fatto le prove stamattina, io ho detto Fabio, se mi fanno delle domande che non, qui non sapeva rispondere, che facciamo? Chiamo un numero di telefono del booking dedicato, ci Esatto. pensano loro. Ecco, questo è l'esempio 1. Bene, Niente, bene. torniamo sui nostri amici che volevano andare in Alaska e avevano 48 crociere e dovevano chiamare 15 compagnie di crociera. Qua invece, semplicemente andando su Albatravel, trovo la descrizione della nave della Westerdam, 5 stelle, varata nel 2004, 82.000 tonnellate, le cabine e tutti i dettagli di cui ho bisogno, di itinerario, di nave, a Juneau. Io ci sono stato a Juneau, dichiaro, però è molto bello oltretutto, però se non ci sono mai stato, vedo come sono fatti questi posti. Juneau ha la fama di essere una delle città con il passaggio più bello degli Stati Uniti, in alto i picchi coperti di neve, è tutto vero, anche per chi non c'è mai Sono stato. Ora, informazioni che si possono utilizzare anche per fare una proposta fatta in un certo modo, anche se io ho dei clienti di un certo livello, no? Voglio dire, sono in grado di veramente di girare le informazioni e di fare un gran bella figura, perché alla fine il lavoro lo fa il sistema. ma perché è impossibile, io lo vedo, allora io voglio dire, io non sono agente di viaggio, quindi sono invece un malato di crociere, quindi non, ho un lavoro più semplice. Nonostante però io sia malato di crociere, non riesco a stare dietro a tutto in termini di navi, in termini anche di servizi a bordo. Tutti voi sapete che per ogni cabina, per ogni nave ci sono miliardi di tariffe diverse, il sistema in automatico tira fuori la tariffa più bassa. Cioè, ora inizio ad animarmi a parlare di quello che abbiamo fatto negli ultimi 9 anni. Torniamo un attimino a Seattle. Dicevo il 9 di luglio. Allora, clicco sul 9 di luglio e vado a vedere la nave come messa. Vediamo che un genovese non è molto contento perché le categorie interne sono quasi andate via tutte. Andiamo su una suite. Ok, va bene, ce n'è solo di suite. Sempre signor, test, test. Sì, tra l'altro ci chiedono Allora. anche di simulare una crociera fluviale, cosa che peraltro io vorrei parlare del fluviale un attimo, adesso col tuo permesso Federico ne parliamo un attimo, Allora, perché secondo me è un prodotto che è prendiamo la abbastanza nuovo. cabina. Ecco, dicevo, da Milano su Seattle, ecco, io non voglio la notte. Il sistema non mi permette, vedete, per questa crociera è necessario arrivare almeno un giorno prima. Perché? Perché il sistema sa che non esistono aerei dall'Italia che arrivano in tempo a Seattle per prendere una nave che parte alle 4 del pomeriggio. Mi permette invece di non dormire dopo perché ci sono tantissimi aerei, chiaramente, per una nave che arriva alle 7. Andiamo a vedere cosa propone. Mi propone 2.346 pacchetti con alberghi da 3 stelle in su. Il matrimonio con Albatravel è chiaro che dando accesso oltre a VHL ad altri 46 sistemi di prenotazione alberghiera, ha fatto sì che il Cruise Dynamic Packaging di Crociere Pro decollasse in termini di funzionalità.
Vediamo come mi mandano a Seattle. Io dichiaro la mia ignoranza su Seattle. Io sono partito da Vancouver, mi trovo Milano, Linate, Parigi, Charles de Gaulle, quindi Parigi, Seattle, Lilton. Ho scelto prima, non so se avete visto, filtrato 4 stelle, Lilton di Seattle, la crociera a bordo della Westerdam che ho scelto prima e il volo Seattle-Parigi, Parigi-Linate. Ora, io in un secondo... In un secondo voglio i trasferimenti, parlavamo prima di trasferimenti, sì, io in un secondo sono in grado di fare decine di preventivi sull'Alaska ai miei clienti e poi lasciarli andare a casa, mandarglieli via mail, stampaglieli per farli scegliere. Andiamo un attimino a, come dicevi te, io poi volevo andare anche sui Caraibi, ma prima di Sì. andare sul caldo dei Caraibi, andiamo un attimino sui fiumi, i fiumi che sono un nostro, diciamo, marchio di fabbrica di Top Cruise, quindi della mamma di Crociere Pro, perché i fiumi sono un prodotto e tutti voi avete letto la settimana scorsa che la CLIA ha sottolineato l'espansione del mercato di crociere fluviali in Europa, perché tutte le città, questo chi dei nostri colleghi che adesso ci stanno sentendo, ma avrà sentito dire questo ritornello mille volte, tutte le città storiche sono nate intorno ai fiumi. Anche in Italia, Roma è attraversata dal Tevere, Firenze dall'Arno, Verona è attraversata dall'Adige, se non ricordo male, Torino dal Po, ecco, Vienna dal Danubio, Colonia dal Reno, Amsterdam è sulla foce del Reno, Basilea sempre dal Reno, Parigi dalla Senna. Quindi la crociera fluviale è lo strumento più comodo per vedere le città e i luoghi, tipo la Valle dei Castelli, più interessanti d'Europa. Quindi è un modo migliore che un tour in pullman, è un modo più completo che un semplice soggiorno a Budapest. E io ormeggio con le navi fluviali sempre in centro città. È come Sì. se fossi di Roma. È come se io ormeggiassi la nave da Castel Sant'Angelo. Quindi io scendo comodamente, non ho code, non ho autostrade. Andiamo a vedere, non so, il Reno. Il Reno, andiamo a vedere, non so, 15 di luglio a Rosa, di cui siamo agenti esclusivi in Italia. Domani sarò in Germania nella sede della compagnia. Colonia, Colonia, 6 giorni, 5 notti. Bernkastel. Castel è un posto fantastico. Giuro, quando 8 anni fa sono andato per la prima volta, ho detto: boh, sono dei posti fantastici. Questa è una panoramica del Reno e della sua valle. Ecco, ora poi è Ma chiaro: il Reno ha una bellezza di navigazione. Il Danubio in una settimana ti permette di vedere Budapest, Vienna, Bratislava e Passau, che è vicino a Monaco di Baviera. Però voglio dire, andiamo a vedere anche qui la facilità di impacchettamento per un 15 di luglio. Ho disponibili queste categorie. Vado a vedere sempre il nostro amico che prima è andato in... Comunque molti clienti vi chiedono mille preventivi più diversi, quindi questo signor test potrebbe Ma io essere... comunque dico Federico, adesso mentre tu fai questa selezione, credo che sul fluviale noi, come Dobbiamo vedrete, nel approfondire. corso dell'anno spingeremo moltissimo, usciremo ancora in promozione, lo abbiamo già fatto con la Rosa, con il 15%, lo faremo adesso al momento della stagione. Ritengo che questo sia un prodotto che abbia un potenziale ancora molto molto da esplorare e forse anche nel contesto attuale, no? Visto che poi sappiamo bene che le capitali europee soffrono un pochettino perché lo sappiamo che questo sta avvenendo, probabilmente questo tipo di proposta è una proposta che si va a posizionare un pochettino meglio in questo scenario. Quindi credo proprio che noi torneremo molto su questo prodotto. Poi abbiamo la fortuna che Eurowings, Germanwings, Lufthansa, la stessa l'Italia, volano abbastanza sulla Germania, Vienna chiaramente è super coperta come volato, Parigi idem, Lione abbastanza. Vediamo, questo ad esempio è la crociera, dicevo, sul Reno, Milano-Düsseldorf, albergo a Colonia, poi vedremo i trasferimenti dopo, la crociera sul Reno, e ecco lì che quindi la facilità di proporre, la facilità di quotare, opzionare, visualizzare ogni tipo di pacchetto.
andiamo, non so, a parlare, tornando sul mare, andiamo a parlare di Caraibi e facciamo magari l'ultimo preventivo, giusto per vedere ai Caraibi che cosa abbiamo ottobre 2016, e scopriamo che ai Caraibi io non ho soltanto il charter su Santo Domingo, 7 giorni, con senza passaporto. No, io ho 118 partenze nel mese di ottobre. Nessuno strumento vi dà accesso a un inventario e a 118 partenze che generano 100.000 pacchetti. Ora poi io ve la faccio grande, ma poi ci sono tutti i filtri. Voglio solo le crociere da Miami, ecco lì che lo trovate. Quindi voglio dire, non giocate. Cioè, il mio vedo nella chat, vedo che ci chiedono, ma se voglio fare un viaggio di nozze e dare al cliente più notti a Seattle, per esempio, certo che lo posso fare. Ricordo sempre che questo è un prodotto gestito in quello che può essere definito back office, cioè persone dedicate che sono in grado di combinare con all'interno le migliori proposte, probabilmente anche la più ampia scelta di proposte sulla parte, diciamo, del mondo cruise, con tutto quello che è possibile fare. Quindi ovviamente i viaggi di nozze sono proprio, credo, il nostro quasi il core business sul discorso cruise. Mi sbaglio, Fede? No, i viaggi di nozze sono da dove addirittura è nata la crociera. C'erano i cataloghi rosa delle crociere speciali viaggi di nozze. Ora tutti voi sapete che ormai con i prezzi fluttuanti che cambiano, si abbassano, si alzano, la tariffa viaggi di nozze è diventata un po' anacronistica. Però non è andare in crociera, non è diventato anacronistico per un viaggio di nozze, anzi è il viaggio di nozze, soprattutto in alcune parti d'Italia, centro-sud Italia, il viaggio di nozze, la crociera è il viaggio di nozze. Certo. Bene, noi siamo praticamente arrivati alle 3 e non ci ho pensato, vedi, vogliamo lanciare una promozione per chi ha seguito il webinar? Assolutamente. Fai te però, perché io sono genovese, quindi tirchio, e non vorrei chiudere... Ma io farei un bonus sull'Holly Cruise di 50 euro e sui combinati di 100 euro per chiunque faccia una prenotazione nel mese di aprile sul sistema, sulla parte, diciamo, Cruise di Alba Travel. Va bene, ci sei? T'ho perso. Sì, no, ci sono. Adesso la lanceremo, poi magari con la possibilità di avere accesso a chiunque, insomma, ha partecipato, però intanto lo lancio a voce, poi se sarà possibile avere, come dire, una lista dettagliata, lo andremo anche a formalizzare. Non so, io credo più o meno che abbiamo affrontato, abbiamo fatto vedere il sistema, io che sono, insomma, un usufruitore anche evoluto, ma insomma il sistema è veramente eccezionale. Siamo partiti proprio noi ancora prima di fare questa operazione con... Ha funzionato per 3/4 d'ora di fila, credo, mai successo. Sì, no, assolutamente, ma più che altro devo dire che questo ci aveva un po' anticipato il mercato, era il mercato quello che è il primo sostenitore. Bisogna soltanto parlarne, bisogna soltanto pensarci, dobbiamo ricordarci che c'è un mondo ancora nessuno. Io sono convinto di questo, cioè non è possibile che adesso, con tutto il rispetto ovviamente dei nostri marchi, comunque di marchi italiani, che certamente ci fa piacere sostenere, lo faremo anche su altri mercati, però io sono convinto, e faccio anche l'esempio su me stesso, che magari non avrei mai fatto alcune crociere, che ho visto che c'è un mondo di crociere bellissime, con la possibilità di fare un livello molto alto, a un livello anche di gestione del tempo libero. E poi c'è il discorso del fluviale, che secondo me dobbiamo soltanto mettercelo un pochettino più in testa, ma noi saremo molto puntuali in questo. Devo dire che durante l'anno continueremo a farvi delle proposte e vi daremo anche delle opportunità per poterle approfittare. Bisogna soltanto insistere, credo che è una questione di tempo e proprio veramente di perseveranza, di essere presenti costantemente. Bene, anch'io sono molto soddisfatto. Io volevo solo trasferire la passione che abbiamo avuto in 8 anni per costruire questo cervellone tecnologico per malati di crociere e farvi venire la curiosità di giocare, di quotare, di proporre per rendervi degli esperti di crociere in un tempo estremamente rapido. Bene. Perché c'è tutto di sopra. Grazie mille.
Vedo che stiamo ricevendo tantissime mail, questo ci aiuterà e sicuramente vi formalizzeremo questa proposta. Ragazzi, il tempo è scaduto, ma noi siamo a disposizione, lo siamo noi, lo siamo io, lo siamo Federico e tutto il nostro staff, il booking, insomma, veramente non esitate a chiederci qualsiasi cosa perché siamo a vostra completa disposizione. Io approfitto per ringraziare, ho visto oltre 85 partecipanti, che insomma ci fa piacere. E, insomma, ragazzi, siamo qua, sfruttateci. E approfittate di questo perché secondo me ne faremo delle belle su questo prodotto. Grazie a tutti, arrivederci. Buongiorno, ciao ragazzi, buon lavoro.